Abbiamo qui il DAX e anche il Nasdaq e anche di nuovo l'UK. Io sono sempre del parere che basta splittarli sempre. Qui vedete che sono tre posizioni, 29 perché ho cliccato veloce, volevo essere un 0,30, sono tre posizioni da 0,30 sul DAX. Sto andando un po' pesantuccio dopo averne chiuse diverse qui. E qui abbiamo il Nasdaq con una in vendita da 0,10 qui in alto e qui abbiamo un'altra in vendita da qui indietro, qui in basso a 0,10. Che devo dire la verità, questa è andata molto in perdita, adesso sto recuperando un po' con questa, vediamo una la chiudo, adesso questa qui me la tengo, vediamo, non dà fastidio. Questo è l'UK, l'UK dopo l'analisi che abbiamo visto, che avete visto sul blog o che ho postato poi sul blog, dopo il video di lunedì, mi sono arrivate tante mail, o tante più che mail, tanti commenti su Skype, mi scrivono bella analisi, bene, sembra funzionare. Sembra funzionare, io ci sto andando short da lunedì praticamente, che sto shortando sempre a piccoli spezzettoni gli ok, anche qui vedete che c'è uno short da qui in alto, insomma è un 0,10, non è tantissimo, sono una cinquantina di euro, una quarantina di euro, va bene? Adesso qui vedo che vorrei chiudermeli tutti e tre in positivo, sono abbastanza pesanti e così mi sono fatto la giornata. Allora, andiamo a vedere però i movimenti che succedono con l'euro-dollaro, perché l'euro-dollaro io sto puntando agli indici in vendita proprio perché l'euro-dollaro dovrebbe darmi delle soddisfazioni. Attimo che mi devo mettere anche il terminale perché scusate, ho anche un buy bello pesantino dell'euro-dollaro proprio in questa zona qui preso già lunedì, mi pare lunedì, e quindi sto aspettando che mi arrivi qui il target. Già ieri era andato un po' più alto, adesso trova sempre qualche punto dove viene rivenduto, però siamo su un ciclo X o in un ciclo 1. Adesso mi vorrei un attimino. Ciao Mauro, poi mi dici come mi aggiorni un attimino, come stai, tutto il resto? Ok? Allora, questo potrebbe essere questo qui, il ciclo 1, oppure io incomincio a pensarla così. E da una parte, da un punto di vista, forse non è la cosa giusta che dico adesso mi vorrei scusare. Non è che mi vorrei scusare, ma mi dispiace per chi, ironico forse, sarcastico, mi dispiace per chi ha incominciato ad operare i cicli, perché ad operare i cicli uno poi incomincia a credere che questo qui, da qui è il ciclo 4, me l'ha detto Paolo, lo dice l'indicatore, da qui deve partire il ciclo 1. Non l'ho detto. Ci sono tante, tante, tante possibilità che questo potrebbe essere il ciclo X. Addirittura questo potrebbe essere un ciclo 1 ribassista e questo un ciclo 2. Ok? Come faccio a capire che questo qui non è un ciclo 2 ma è un ciclo 1? Devo vedere la chiusura. Ok? Qui intanto abbiamo gli indicatori o l'indicatore che incomincia a fare degli sbalzi strani, tipo qui, e poi da qui mi parte di nuovo al ribasso, però qui mi parte al rialzo, questo è il minimo assoluto, da qui incomincio a pensarla in long. Allora, ciclo 1, prima gamba, seconda gamba, terza gamba. Adesso vediamo come si comporta. Quindi per il momento questo è il ciclo 1 e questo era il ciclo X. Quindi andiamo a marcarlo così, questo è il ciclo 1. Ok? Senza star lì a pensare altro, per il momento è il ciclo 1. Se incomincio a vedere che mi va su qui in alto, addirittura sopra questo massimo, sono nel ciclo 1 e sono messo dalla parte giusta. Ok? Quindi se io sto a pensare che il ciclo 1 è rialzista, o che l'euro dollaro è rialzista, allora mi vado a shortare gli indici. Lasciamo stare le espansioni di prezzo che fa il mercato. Questa cosa qui non deve far mettere timore o far impaurire qualsiasi persona che si mette davanti al DAX. No, perché DAX succede che faccia una cosa del genere, che poi parta a rialzo, ma tante volte succede anche che mi faccia, che ne so, andiamo a vedere un esempio di questa candela qui rialzista, però poi scende ancora. Quindi è un mercato un po' duro, difficile, un osso duro da combattere, però non mi devo far mettere timore da una candela che intanto mancano ancora 25 minuti alla chiusura di questa candela, quindi questa candela potrebbe anche chiudermi qui sotto, prima cosa. Mentre sta cercando di andare così in alto, certo c'è una spinta di speculazione rialzista, in questo momento stanno cercando di comprarlo, magari adesso arrivano qui al pivot, lo rivendono di nuovo e quello continua a sbattere giù. Andiamo a vedere un po' le analisi, come siamo messi nel weekly. Siamo nella zona del 10.000, comunque 10.000 è uno spargiacqua, quindi un po' di qua, un po' di là. C'è questa lotta tra chi lo vorrebbe sopra i 10.000 e chi lo vorrebbe sotto i 10.000, ma non perché lo vogliono a dato economico di prezzo che vada sopra o che vada sotto, ma lo vogliono nel senso che
c'è chi si accanisce che deve andare assolutamente, deve l'indice tedesco è forte, quindi Germania è potenza, polmone europeo dell'economia, e allora cercano di comprarlo. C'è invece chi magari dice no, la Germania o comunque anche l'euro sta perdendo, allora devo vendere il DAX, allora lo vogliono, cercano di venderlo sotto i 10.000. Questo è uno spargiacqua. Abbiamo qui sul weekly una situazione praticamente di forca di pizza ribassista, siamo però nella parte alta, quindi sarebbe convenibile comprarlo, però abbiamo un'indicazione che a lungo andare c'è, cioè, ma sempre pagato, e sono sempre del parere che di seguirlo, cioè uno stocastico semplice, 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 semplice di default, così com'è. Qui abbiamo un segnale short, abbiamo delle candele ribassiste, abbiamo la media della banda Bollinger centrale qui, quindi siamo sotto o siamo sui 10.000. Abbiamo abbandonato la parte alta del canale perché siamo già sotto il 50% di questo canale. Non abbiamo toccato la banda di Bollinger e altro, questo è anche vero, però da questa zona qui dove è avvenuto lo short abbiamo toccato la banda di Bollinger centrale, quindi sarebbe un richiamo da questa zona qui. Nel complesso, quello che sto dicendo adesso è un po' un discorso, diciamo, che non porta a un filo logico, perché non abbiamo nessun punto dove dire ok, è più short, è più long. Allora, qui segnale long, vado a vedere qui, il prezzo mi va, ma non mi arriva nella parte, quindi questa qui non viene toccata. Bene, ok, qui segnale short, il prezzo dov'è? Sul livello di Fibonacci che ho messo dopo, comunque è su questa espansione di Fibonacci, quindi va bene a livello su Fibonacci. Poi non è arrivato nella parte alta, quindi non lo vendo volentieri, però lo vendo sotto i 10.000, lo vendo addirittura meglio ancora da questa banda di Bollinger a questa, non è ancora venuto, quindi anche questo segnale qui niente. L'unica cosa che potrei stare un attimino a vedere è la rottura, o addirittura da questo Fibonacci retracement che è all'interno di questo, prendermi un'idea di arrivare fino al 50%, perché il 50% sarebbe sotto i 10.000, sotto questo minimo della candela della settimana scorsa, e una rottura sotto la banda di Bollinger, allora andrebbe via il segnale short. Finora l'unico segnale che potrei dire o indicazione o direzione che potrei prendere è esattamente lo short che mi sta dando lo stocastico semplice. È uno stocastico proprio di default, a 5 periodi, 3-3, praticamente così come me lo dà il Meta, l'ho inserito perché mi prende, diciamo, le ultime 5 candele, quindi 5 settimane, diciamo, il mese, diciamo, precedente, quindi non so, mi sta dando dei segnali ogni volta abbastanza buoni. Poi unendolo alle analisi tecniche, tipo questo canale ribassista, che poi la chiamiamo forca di pitch, da questa parte qui, se mi arrivi vicino a questa zona qui, chiaro che da qui non lo vendo ancora, però non cerco neanche di portarlo nella parte alta, perché nel contesto sono comunque nella parte bassa. Una cosa che abbiamo detto, ho detto l'altra volta, non mi ricordo se era questo grafico o su un altro grafico, ma la teoria, la strategia, la tecnica è sempre la stessa. Ciao Alessandro, ben arrivato. È questa. Se io ho visto più volte il prezzo incanalato su questo canale qui, cioè c'è più contrattazione in questa area qui alta, giusto? Adesso vi faccio un esempio. Vediamo se lo faccio su un foglio bianco, che così magari riusciamo a capirlo meglio. Grazie a te, grazie Antonio. Sì, la voce è molto meglio oggi, va e viene, però ancora resisto, non prendo pastiglie, quindi sto cercando di regolare il corpo con uno o due limoni al giorno. Sto provando una terapia di limoni, mi tolgo un po' la scorza del limone, mi mangio un limone e mi riprendo subito, quindi è uno shot di vitamina C, sembra funzionare contro l'allergia per il momento. Ok, allora qui abbiamo un canale ribassista, vedete che webinar che faccio, parlo un po' di tutto, eh? Qui abbiamo un canale ribassista che sarebbe una forca di pitch. Nella parte dove il prezzo si è mosso di più è stato qui dentro. Adesso, se io vado a vedere un po' la parte buona e la parte cattiva, possiamo vedere che
buona o cattiva, o long e short, fate come volete. Nella parte dove il prezzo ha resistito qui in alto, ci saranno stati in questa zona qui dei compratori, perché hanno insistito, diciamo, per tenere il prezzo alto, anche perché se noi andiamo sempre al parere che the trend is your friend, in questa zona qui, in ogni modo, noi deriviamo da cosa? Da un trend rialzista. Per essere arrivati qui, deriviamo da un trend rialzista. Quindi, fino a quando il trend è rialzista, in ogni ritracciamento che fa il prezzo, verrà comprato per andare a fare un nuovo massimo. Poi che non lo faccia, non importa, rimane un ritracciamento e si forma questo canale ribassista. Quando è che andrò ad utilizzare la parte sotto al canale, cioè la parte più bassa che trovo dentro il canale? Quando incominciano i big, o incominciano i trader, o incomincia il prezzo, incomincia la quotazione, incominciano tutti a dire: ok, adesso mi ha rotto questa zona qui e adesso incomincio a tradarmelo in short, perché allora alla fine si concretizza che questa parte qui superiore, che io chiamavo trend long, diventa un canale ribassista. Quindi diventa automaticamente un'inversione di trend e diventa un trend ribassista. Quindi nel trend ribassista ogni ritracciamento che fa in long verrà venduto, ogni ritracciamento verrà venduto, ogni ritracciamento verrà venduto, ogni ritracciamento verrà venduto. E allora io in questa fase qui, nel canale rialzista, nella parte alta della forca, nella parte alta del tridente, ho praticamente una fase di accumulazione del trend che da long c'è un'inversione short. Quindi l'inversione short, e poi da qui sotto questa zona qui non faccio altro di ogni massimo venderlo, ogni massimo venderlo, ogni massimo venderlo. Questa qui, anzi, aspetta che me lo devo scrivere perché ho una cosa in mente. Devo finire di, me lo scrivo un attimino, prendo anche spunto per nei webinar per altre cose. Allora, il diario, intanto che scrivo me lo scrivo, intanto scrivo me lo spiego. Il diario è che uno potrà inserire nel proprio MetaTrader una piccola app che Alessandro già custodisce e sta finendo, diciamo, che è praticamente che ti dice che cosa ho fatto la settimana scorsa, che cosa ho gli ultimi 3 giorni, cosa ho fatto ieri, e mi dice che quanti trade, che trade ho fatto nella settimana scorsa nel mio MetaTrader, in quel MetaTrader, proprio per capire nel diario se in tutta la settimana prima sono andato long e incomincio a lasciare posizioni aperte, allora vuol dire che mi dovrò girare. Anche questo può essere un significato, nel senso che se io ho guadagnato per un lungo periodo in long e a un certo punto mi rimangono delle posizioni aperte, allora dovrò cominciare a guardare l'analisi sotto un'altra ottica. Oppure se io ho chiuso dei long o degli short, diciamo come ieri o come stamattina ho chiuso degli short sul DAX, però il trend è ancora, diciamo, l'esempio è se io adesso sul UK, per esempio, io sto facendo un'analisi, vediamo se è in questo conto. Allora, ah, non lo posso passare perché c'è sotto righe qua. Vabbè, ve lo dico e poi ve la passo. Allora, nell'UK io ho fatto delle posizioni nell'analisi che ho fatto lunedì a lungo termine, però le posizioni a lungo termine sono risultate nella mia metodologia, nel mio sottoscritto pensiero, a intraday. Le ho chiuse, però mi rimane l'idea, le ho chiuse, però dovrei tenerle più a lungo perché secondo me il prezzo cala ancora di 500 punti, 500 ticks, scende ancora, però voglio nel frattempo portare a casa, perché intanto, sapendo che il mercato comunque sale e scende, me la riprendo, me la vendo da più in alto. Per fare questo il diario mi dirà: ah, ecco, ieri ho venduto, però oggi l'ho venduta a quel prezzo e adesso si ritrova di nuovo in quella zona lì. Quindi, avendo tolto una posizione, che vi faccio l'esempio adesso con la penna che mi viene meglio, se io prendo penna nera, se io prendo una posizione, l'ho venduta qui, il prezzo scende e me la chiudo qui. Il giorno dopo il diario, questa piccola app che mi sta costruendo Alessandro, mi dirà: ok, ieri è venduto questo, il prezzo è ritornato qui in alto. Di nuovo, dove l'hai venduta ieri? Lo vuoi rivendere?
e io la rivendo allo stesso punto, magari anche per portarla più in basso. Quindi questa operazione che avrebbe pagato così tanto, ha pagato una volta questo e una volta questo. Così funzionano gli intraday per, diciamo, frizionare, porzionare un trade a lungo termine. Poi da qui nasce anche un altro ragionamento, perché se io mi metto l'epicentro qui perché so che mi arriva qui e gli do una diversità di step, di scalino, quindi praticamente lui continua a farmi queste operazioni fino ad arrivare lì in sotto, chiudendomene e aprendomene un'altra. Quindi la stessa logica è dell'epicentro. Se io so che do per scontato che mi arriva qui, posso mettere un epicentro pure. Va bene? Ok. Domande su questo? Torniamo nel grafico. Allora, adesso prendo la penna bianca perché sennò non si vede. Allora, un attimino, penna bianca. Vedete che il DAX è molto snello, agile, dinamico, si muove, quindi lo lasciamo fare per il momento. Allora, se questa qui è stata, deriviamo da un trend, vediamo se riesco a mettere la lente di ingrandimento un po' più piccola. Vediamo se ho ragione nel trend. Eccolo qui, vabbè, perfetto, ho ragione senza saperlo, senza ricordarmi, però noi deriviamo da un trend long. Ok, che poi da qui nasce un Fibonacci, vedete qui c'è il 50% di Fibonacci, quindi siamo sotto il Fibonacci 50%. Va bene, quindi già pensando che siamo sotto qui, l'idea è lo vendo fino a portarlo al termine dell'espansione. Va bene, non importa, qui c'è un massimo crescente, quindi automaticamente elimino questo minimo e incomincio a pensarla qui. C'è tanto studio sotto a un trader che non è un vanto, ma è una performance positiva, una performance una descrizione particolare di un certo dato, un certo strumento, oppure basandoci adesso sempre su il nostro strumento DAX o il nostro strumento euro-dollaro, che io vado a battere come fosse ferro caldo. C'è molto studio, ma più che studio, ci sono 10 anni di esperienza. Ormai io dicevo sempre 8, 9, ma adesso pensando ci sono più di 10 anni che vado, lavoro nel trading, lavoro nella borsa, ho svuotato le tasche nei primi anni buttando tutto quello che avevo, o diciamo quello che potevo buttare nel mercato, me li sono presi con gli interessi. Perché a un certo punto mi ha fatto click in testa, ho detto ma che me ne frega a me guadagnare in un giorno 3, 4, 5 mila euro. Preferisco guadagni tutti i giorni 200-300, e piano piano, piano piano, piano piano, è come la formichina che porta a casa ogni giorno 1 euro e lo butta nel salvadanaio, poi me ne accorgete che salgono, poi logicamente avendo capitali più alti si può anche passare a leve un po' più alte come sto facendo ultimamente, quindi insomma si va a spingere un po' di più sui mercati. Ok? Bene. Torniamo a noi, nel frattempo vorrei vedere anche cosa sta facendo l'euro-dollaro. È tornato giù, chiaro, perché da sta salendo. Vabbè, non importa. Ok, un attimo, e sistemiamo questo. Ok, torniamo a noi. Noi deriviamo da un trend rialzista, quindi dalla parte alta dove, diciamo, preso un massimo che ha incominciato a scendere, chiaro che verrà comprato. Qui cede ancora. Questo massimo qui, o questo minimo qui, è un minimo crescente a questo. Poi andiamo a vedere anche il perché dobbiamo tirare una trend line qui. Ok, in questo caso qui il prezzo ritorna a salire, questo è un massimo inferiore a questo, quindi sono dei massimi decrescenti, mi si forma il canale, quando arriva qui sotto incomincio a pensare alla short. Quindi adesso per il momento rimango lì, però notate che questo massimo qui è inferiore agli ultimi tre massimi, quindi vorrà dire che probabilmente il prossimo massimo sarà inferiore a questo. Potrebbe essere qui, come potrebbe essere anche qui sotto. Quindi incomincio a farmi la parte del canale che vi dicevo più bassa. Quindi assolutamente cercare adesso un long da tenere, no. È per quello che io ho staccato tutti i long, se non uno solo che è rimasto lì appeso, ma non importa. Mi sto, diciamo, più spostando, bilanciando, ho tolto, diciamo, il paracadute e mi sto lanciando short sul DAX. Potrei sbagliarmi perché siamo sulla soglia dei 10.000? Certo, potrei sbagliarmi se adesso il prezzo mi parte da qui e mi arriva qui in alto perché sono esposto con più lotti. Ok? Però se in base al capitale io sto facendo la mia operatività giusta, posso anche, diciamo un attimino, dire, visto che ho guadagnato, che ne so, in questa settimana 300-400 euro, mi ributto lì. Queste sono posizioni da 0,30.
Se adesso mi va qui sotto, questi sono 200 euro più o meno, 200-300 euro. Insomma, il conto, poi vi faccio vedere la performance di nuovo. Vedete, anche il DAX, scusate, togliamo, tanto non ci saranno più i disegni. Guardate, il Nasdaq continua a tenerla, l'UK continua a tenerla, il DAX continua a scendere. Ok? Una posizione da 0,30 così è insomma abbastanza pesante. Ok? Va bene. Weekly, siamo sotto il 10.000, passiamo vedete che sembra una cosa, io magari mi prolungo su un'analisi o vi voglio far vedere in tutto un'ora solo il DAX, ma che ve ne frega di tradare la Nuova Zelanda quando mi arrivano le richieste per Skype, mi dice, ma scusa, mi potresti dare un'analisi, mi potresti dire che cosa sta facendo la Nuova Zelanda? Ma chi se ne frega della Nuova Zelanda? Che mi interessa a me che la Nuova Zelanda alle 3 di notte escono i tassi di interesse, alle 3 di notte io dormo bello pacifico, quindi ve lo dico a voi, se siete in un fuso orario come il mio, cioè siamo in Italia, siamo in Europa, io sono in Germania, abbiamo il fuso orario che di notte si dorme, lasciate stare sta Nuova Zelanda che non vi interessa l'espansione di un range nuovozelandese, oppure un che ne so io, roba russa, cose stranissime che non possiamo capire. Lasciatele stare, battete sempre su qualcosa che potete controllare durante la giornata, poi di notte si dorme. Allora, andiamo a controllare un po' un attimino perché vorrei chiudermi tutto. Allora, bene, qui abbiamo il grafico di uno, cioè daily del DAX, continuo a ripetere che i gap io me li segno, ma non sempre li uso, però sono una cosa che ormai ce l'abbiamo. Li segno, poi se si chiudono vanno bene, se li posso chiudere in giornata ancora meglio, se li tengo a lungo, se mi arriva qui in alto e mi rompo, è chiaro che mi vado a tradare anche il gap. Ok? Non lo trado più giornalmente perché intanto non me ne frega. Può lasciarmi anche un gap aperto per 2, 3, 4 settimane, mesi. Ok? La media 100 periodo esponenziale che io uso nel grafico daily, dove si trova adesso? Sul 10.000. Ma sarà un caso o sarà un periodo che il DAX si è messo in laterale in questa zona qui? Quando il DAX era in laterale in questa zona qui, vedete come si è appiattita la media? Sono 100 periodi. Quando qui si è appiattita, sul 10.000 si è appiattita. Adesso però siamo praticamente sotto, sopra la media a 100 periodi. Siamo qui. Siamo sulla soglia dei 10.000 esatti, 10.000 e un punto adesso. Ok? Quindi, se mi abbandona questa zona qui, incomincio a tradarmelo ancora meglio in short. Va bene, tre candele rialziste, ci stanno, un ritracciamento, va bene. Andiamo a vedere poi un attimino prima di fare tutto l'analisi. Abbiamo, anche qui è una cosa molto bella perché il metodo favela, una favela, la seconda favela, la terza favela, non da confondere con i cicli, non ci sono sequenze, ma i massimi che sono stati beccati, il primo era verso destra, quindi automaticamente, se la guardiamo ciclicamente, è stato un ciclo rialzista. Il ciclo 2, in questo caso la seconda favela, è stato nel centro, quindi abbiamo un ciclo laterale. Il terzo è stato di nuovo laterale. E il quarto sembra che se mi abbandona questo minimo qui sia, poi guardate dove si è bloccato sul canale ribassista, si è bloccato questo massimo. Quindi in questa zona qui sembra aver trovato una zona che mi dice, ok, questa favela te la faccio così. Se mi fa questa favela così, sono con la parte a sinistra più alta e la parte destra più bassa. Quindi, ciclicamente, è un ciclo rialzista. Le favele si contano fino a quando non si sposta la fase temporale o la distanza temporale da un minimo a un massimo, cioè dal minimo di partenza al minimo di chiusura. Ok? Fino adesso ci stanno, 1, 2, 3, 4, dato di fatto non è, ma statisticamente fino a 4-5 tengono e poi si sfasano, quindi poi dovrò cercare un altro punto per rimettere la zona Fibonacci, questo indicatore, per leggermi la distanza delle favelas. Ok? Metodo favelas, andate a vedere i video vecchi nel blog, troverete sicuramente qualcosa. Perfetto, adesso siamo qui, analisi tecnica chiarissima, siamo in questa zona qui, c'era addirittura anche un segnale che avevamo messo l'altra volta short, in questa zona qui abbiamo un canale ribassista che deriva da una falsa rottura, questa qui ve la ricordate la falsa rottura? Bene,
Euro dollaro in rialzo, bene, perché abbiamo anche dei long. Euro dollaro in rialzo, io lo vedo perché mi si accendono delle spie qui sull'altro conto, dove c'è anche un epicentro che lavora, quindi vedo che si accendono, quindi è buono che ci sia un long sull'euro dollaro, perché automaticamente dovrebbe scendermi il nostro DAX. Abbiamo una fase di falsa rottura in questa zona qui. Una, due. Potrebbe essere che io mi traccio un'altra trend line qui, quindi diventa un altro tridente, ma non lo faccio perché non sarebbe parallelo. Guardate che storia, non diventa parallelo. Quindi abbiamo questo canale parallelo ribassista, prima falsa rottura, seconda falsa rottura, siamo di nuovo nel canale. Questo canale qui mi riporta alla parte bassa. Va bene? L'altro tridente più basso ancora non l'ho segnato perché intanto non mi serve. Questa qui che notate qui è una falsa rottura fino a prova contraria, ma io vi dico che non è una falsa rottura, però l'abbiamo usata per tradare una falsa rottura. Quello è. Tanto non me ne frega che cos'è, l'importante è che io riesco a tradarmelo. Io non è che lo faccio come affronto per dirvi, che non so, per darvi svegliarvi o dirvi che avete sbagliato tutto nel vostro trading. No, ve lo dico perché mi sta a cuore dirvi che anche mentre io trado potrei avere un'analisi che mi dice ok, è long, poi mi sbaglio, però nello stesso tempo dove io ho fatto il long ho guadagnato e poi posso decidere che l'analisi era sbagliata, allora mi devo girare in short. Ok? Guardate, finora questo pallino qui io l'ho tradato come falsa rottura per tradarmi questa parte in long. Bene, adesso qui ho questi pallini qui che mi dicono falsa rottura. Notate che ancora meglio da farvi vedere, vediamo se riesco. Da questa zona qui, o questa zona qui, o questa zona qui, o questa zona qui, qui è un tridente, una forca rialzista. Forca rialzista nel tridente basso io vado short. Forca rialzista che non ha più niente a che vedere perché il prezzo è uscito sotto. Siamo in un forcone grande rialzista, ma siamo nella parte bassa. Allora, sono nella parte bassa in certi campi, va bene, allora me lo continuo a tradare in short. Ok, perfetto, ma nella stessa zona dove io costruisco, se io costruisco una casa in pianura, avrò la mia casa e avrò il mio tetto così, perché può piovere di qua, o venire la neve di qua, può venire da qui, va bene, allora io ho il tetto normale. Però se io costruisco una casa in discesa, in montagna, fatemi fare un esempio. Se io costruisco una casa così, il tetto come sarà? Così. Perché qui ci sarà poco, ci sarà di più di qua, giusto? Allora la stessa cosa è quando io trado le favela, è questo il metodo favela nel consenso. Però qui abbiamo, per esempio, nel metodo della forca di pitch rialzista, qui abbiamo una forca di pitch ribassista, nello stesso campo. Ok? Quindi mi manca però da questa parte alta a questa parte centrale, che poi diventa turchese, quindi il bastone, mi parte la parte bassa che serve questa trend line che adesso vado ad unire, che finora non mi è mai servita, ma mi servirà in futuro. Ok? Quindi colgo l'occasione anche per me nei webinar di fare i miei comodi, se la posso dire così, cioè di mettermi a fare l'analisi che mi può, che mi... Non mi può, mi serve, a me serve, in primo luogo serve a me perché in questo campo potrei dire che sono egoista, non mi interessa degli altri, interessa a me per l'analisi, però chiaro la sto facendo online quindi la condivido. Come faccio a mettere una parallela? Tanto la metto parallela a quelle che ho già, più o meno, eh? Non deve essere perfetta, ma parallela. Poi vado a vedere in che minimi mi tocca, questo minimo qui, bene, questo minimo qui mi prende qui, però non prende altri punti. Qui altri minimi non ce li ho, quindi continuo, comincio a salire per il momento. Guardate, qui abbiamo qualcosa di interessante. Questo, addirittura anche questo. Ok, guardate. Mi prendo questo minimo e questo minimo diventa parallela a queste, però la distanza non è tanto bella. Allora incomincio a stringerla, ad allargarla. Questo minimo e questo minimo ci sta e incomincio a vedere che la forca si sta costruendo. Poi voglio metterla parallela, vado a cercarmi i minimi. Questo minimo qui, così potrei anche lasciarla per il momento così, senza vedere che qui mi ha preso nessun minimo, ma va bene, perché? Perché va bene lasciarla così? Perché intanto non ha ancora nessun effetto, ce l'avrò quando arriverà il prezzo ribasso. Bene, adesso cambio dell'ora, quindi
cerco di eliminare le posizioni sia del Nasdaq che del DAX e anche dell'UK, mi elimino qualcosa perché non vorrei che facesse un saltino, anche se sono più propenso a vedere l'euro-dollaro che sale. Comunque, vabbè, non importa. Nel frattempo, però, la lasciamo qui. Togliamo, facciamo così, così riesco a sistemarla, forse. Vediamo se... Poi ve lo ripeto sempre, cos'è che rende profittevole un conto? Cos'è che rende profittevole un trader? Cos'è che rende alla fine il conto sempre con dei guadagni? Assolutamente che si chiudono le posizioni. Se non le chiudete, le tenete lì a vita, il prezzo si muove. Allora, questa stanghetta qui non mi piace neanche qui, è di nuovo parallela? Sì, è parallela, quasi quasi parallela, la sistemiamo un attimino, vediamo se riesco a metterla in vita. Quando io decido che l'UK o un indice è short, probabilmente, anche se l'UK si muove un po' diverso dagli altri, gli altri indici dovrebbero andare appresso. Quindi continuo ad avere l'idea di tenermi. Un attimo che voglio vedere se questo minimo mi combacia. No, niente, non c'è. Allora incomincio a lasciarmi questa cosa qui in questo minimo qui. Poi vediamo, anzi non me lo metto qui. Poi vediamo, intanto non ho ancora un punto di riferimento, la lascio così. Ok, l'importante è che sia parallela. Torniamo alla nostra analisi completa. Dai, fammi scendi ancora un po', DAX, che così ti chiudo tutto bello in bellezza. Ok, quindi sul daily abbiamo questa situazione qui. Altro non c'è da dire, siamo sotto il 50% di Fibonacci, però siamo sul 10.000 punti, quindi ancora non c'è niente. C'è una lista di partecipanti molto, ma molto lunga. Vi ringrazio veramente che siete numerosi. Ok, poi... Avevamo qualcosina sul 4 ore, anche se non lo traduco tanto, però visto che gli esempi sono sempre gli stessi, guardate, ha fatto quello che doveva fare da qui, è arrivato nella parte bassa della forca. Allora, doppio forcone, che piace tanto ad Alessandro, lo so. Allora, bastone, forca, Andrew Pitchfork, bastone, forca interna, questa forca interna qui non ci serve perché è nella parte alta, ok? Guardate quanto tempo è rimasto in questa zona qui long per poi passare nella parte bassa. Nella parte bassa ha abbandonato ed è andato a finire qui. Quindi in questa zona qui ci resterà ancora un pochettino forse. Forse troverà un punto di riferimento qui per tornare in alto e poi essere venduto di nuovo. Una volta che abbandona questa zona. Ok? Cos'è il trading secondo voi? È una cosa complicata? Adesso vi do la soluzione, la chiave del trading. Il trading è una cosa complicata? Cerchiamo di essere un po' interattivi, che vedo che c'è poche risposte. Cos'è il trading? È una cosa complicata? È difficile fare trading? Non facile? Allora, a chi è davanti al computer adesso al monitor e si sta rendendo conto che alle prime armi dice cavolo che bello fare trading facilissimo, sta sbagliando. Chi invece un paio d'anni o diverso tempo che è davanti al grafico e ha perso dei soldi e comincia a dire il trading è difficile, sta sbagliando. Il trading è facilissimo, potrei dire io, dopo 10 anni che faccio trading, profittevole, ok? Posso dire che il trading è facile? Sì. Ma perché è facile? Non perché il trading è facile, ma perché io sono in sembianza con il grafico, perché io sono un componente, io faccio parte, ho capito chi sono io. Io devo capire chi sono io. Non devo capire che sono un amico di Warren Buffett. Non sono Larry William, il trader più famoso del mondo contemporaneo. Non sono, che ne so io, Elliot, Leone di Elliot, come si chiama? Non sono John i Box di Denver, non sono un trader che ha scritto libri, sono io, Paolo, davanti al computer sto facendo trading, quindi il trading deve essere facile per me. Cos'è che rende facile il mio trading? Io.
dovete incominciare a conoscervi. Se voi non prendete, eccolo qui che c'è lo short sul DAX, quindi andiamo un attimino a vederlo in tempo reale, perché abbiamo tutti quanti gli indicatori short, cioè tutto quanto era short. Ok, così ingrandiamo anche questo. Guardate, short, rompendo il minimo mi accelera, rompendo il minimo pivot, e questo qui dovrebbe rompermi il minimo, e abbiamo un altro pivot qui basso, c'è anche addirittura un altro short qui basso, ma questo qui è il target. Va bene? Attenzione, c'è movimento, quindi preferisco anche chiudere tutto, però vabbè, non importa. Torniamo a noi, facciamo un po' di analisi per noi stessi. Io sono Paolo davanti al computer, devo tradare come Paolo, devo tradare con la quantità di denaro che ho io, devo tradare nel mio metodo, nel mio piccolo. Per chi è, allora, l'approccio al trading che mi diceva Alessandro, il programmatore dei robot, mentre parlavamo un paio d'anni fa, e mi è rimasto impresso, perché mi ha detto: chi si avvicina al trading è un disperato. Questa parola qua, immaginatevela un attimino, fate l'esame voi dentro di voi, chi si avvicina al trading disperato, uno di voi che, singolarmente, fatevi questa domanda, siete disperati perché vi siete avvicinati al trading? Prima cosa, perché io mi sono avvicinato al trading? Io stesso mi sono avvicinato al trading perché volevo lavorare da casa, questa è stata la mia iniziativa, non mi interessava che lavoro facevo. Volevo, avrei fatto anche, che ne so, un lavoro manuale, però fatto da casa, non lo so, ci sono lavori che si fanno anche da casa. Io mi ricordo che mia zia faceva le scatolette del Mulino Bianco, ci metteva dentro i giocattolini dentro, cioè io volevo lavorare da casa. Io sono che piace, mi piace alzarmi presto, mi piace andare a letto presto, mi piace leggere, mi piace il giardino, tutte queste cose qua. Ho detto: ma perché io devo stare in giro, sebbene avevo delle mie attività, quindi non è che stavo proprio male, ma volevo stare a casa. Quindi mi sono richiuso in casa e ho cercato in internet lavori da casa. Logicamente sono capitato in un sito che mi diceva: guarda, lavora da casa e guadagna tot con il Forex. Vabbè, ok, guardiamo che cos'è. Ho perso delle carriole di soldi dentro il trading prima di diventare profittevole, ok? Questo però mi ha dato la spinta a diventare profittevole, detto, se li ho persi li posso guadagnare, ok? Mi sono avvicinato al trading perché ero disperato? Sì, perché ero disperato perché nella mia vita non avevo un equilibrio vitale. Non avevo l'equilibrio di dire: ok, nel mio lavoro, che avevo delle attività che mi rendevano molto, che stavo veramente bene, non ero contento. Non volevo più uscire di casa. Allora ho detto, sono disperato. Poi che c'è chi si avvicina al trading, che ha solo 1000 euro in tasca e sono l'ultima sorgente di vita che ha, diciamo, finanziaria, che se lo becca la moglie a mettere questi 1000 euro in internet e gli spacca la testa, quello è un altro tipo di disperazione. Io ero disperato nel senso di equilibrio vitale, cercavo qualcosa dove appoggiarmi per vivere meglio, ma non per vivere di ricchezza o farmi i quattrini. Questo viene dopo, perché dopo c'è la soddisfazione al gioco, perché all'inizio diventa, sto cercando un lavoro, poi diventa un gioco, diventa addirittura anche divertente all'inizio, però non è un gioco. No, la soddisfazione al gioco che ci dà il trading la dobbiamo subito eliminare, che non è un gioco, quindi dobbiamo fare del trading come se fosse un lavoro. Se io in un lavoro devo guadagnare 200-300 euro al giorno, allora vorrà dire che le posizioni di oggi del DAX me le devo chiudere senza aspettare che da 10.000 mi arrivi a 9.600 e guadagnare con tre operazioni da 0,30, 4, 5.000 euro. Tanto me la chiudo oggi guadagnando 200 euro. Questo deve essere un'idea di trading, un pensiero che io mi faccio all'inizio, ancora prima di incominciare la giornata. Se ieri non ho chiuso degli short, ieri o l'altro ieri, no ieri, perché poi ero in giro, avevo fatto altre cose, non li ho chiusi quando era il momento giusto, perché anch'io a volte ho quell'idea, ma magari paga di più, e poi me ne pento alla sera, dice: ma che cavolo stai facendo, ma perché non li hai chiusi? Non è importante guadagnare 500, è importante guadagnare 100, perché a me interessa avere l'uovo oggi o la gallina domani, o la gallina oggi e niente uova domani. A me interessa avere l'uovo oggi, perché
perché domani mi potrà nascere una gallina. Allora è quello che fai l'esempio proprio esatto, a me interessa avere l'uovo e l'uovo non è grande come una gallina, quindi me lo porto a casa ogni giorno e mi porto a casa delle uova, perché la gallina me la mangio domani, non la mangio però, avete capito il senso, ok? Spero di non annoiarvi con questa cosa qui. Non c'entra con il trading? Sì, c'entra con il trading, perché la prima cosa che uno deve fare quando si avvicina al trading, e ritorniamo ad Alessandro che mi ha detto, per me chi si avvicina al trading è un disperato. Forse l'ha detto dal punto di vista suo, perché magari lui si era avvicinato al trading e aveva perso dei soldi, come tutti. Io vi dico che non c'è nessun trader che non si è avvicinato al trading e non abbia perso dei soldi. Se è così, penso che tutti quanti potremmo anche dire la verità. Io sono il primo che lo dice, sono entrato nel trading, ho perso talmente tanti soldi che, cavolo, mi sono schiaffeggiato una sera e dicevo, ma che cavolo, ma che cosa stai combinando? Ma ti rendi conto? Qui ogni giorno ti metti 12 ore al computer, perdi soldi, ti accanisci, ti metti alla notte il computer a fianco, ti svegli di notte per guardare dove sta sto cavolo di euro dollaro, come se di notte svegliandomi potessi cambiare la situazione. No, non si può cambiare, è quello che vi dico io. Di notte si dorme, la Nuova Zelanda non ci interessa, il dollaro australiano magari ogni tanto, però le altre cose che non hanno niente a che vedere con noi le lasciamo stare. Ok? Perfetto? Ci siamo. Come tradare, che non so, lo yen sterlina? Sì, potrebbe essere una cosa, però forse con qualche robot, ma non discrezionale. Va bene? Ok? Abbiamo adesso l'euro dollaro in salita. L'euro dollaro in salita mi dovrebbe portare a un cedimento degli indici. Ok? Ciò questa è lateralità qui dell'euro dollaro che dovrebbe essere la compressione di una ripartenza di una distribuzione, però questo è il time frame H1, l'H1 non è l'H4, l'H4 cosa mi sta dicendo? Questa è un'analisi un po' più complessa, diciamo un'idea di trading che anche a me ha un po' sfasato l'idea, perché se questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, questo è il ciclo 3, adesso siamo nel ciclo 4, quindi prima gamba, seconda gamba, terza gamba, mi manca ancora la quarta per essere completo. Qui abbiamo ancora il detector alto, quindi non è detto che abbia finito, oppure potrebbe ripartire a rialzo con la prossima candela delle 12, l'indicatore va a toccarmi lo stesso perché è costruito con un vincolo temporale che a un certo punto dice ok, anche se non sono sceso, ti do bene la ripartenza perché è arrivato il momento di tradarlo contrarian, cioè tradarlo in long. Allora anche questo mi sto aspettando alle 12, che probabilmente alle 12 ci avrò una distribuzione chiusa e potrò pensarla anche nel 4 ore rialzista. Questo qui non può essere tutto un ciclo 3, o sì? Frattalmente no, perché normalmente dovrei farlo finire qui. Infatti io qui lo faccio finire, esattamente qui, faccio finire il 3. Quindi il 3 e qua siamo noi 4. Vedete, non ho chiuso gli short sul DAX, non mi piace l'idea di tenermi, però ormai non li ho chiusi perché anche facendo il webinar è un po' difficile gestire non l'emotività, ma gestire anche le operazioni perché non le guardo. Un'altra cosa. Se io faccio trading che non sto facendo webinar e vedo un'operazione, vi faccio un esempio che magari potrebbe essere utile un po' a tutti, l'ho fatto per tanti anni nei webinar scorsi. Prendetevi un numero, il vostro numero fortunato qual è? Il mio numero fortunato è 8. Allora posso chiudere le operazioni quando ho 8 pips? Posso chiudere le operazioni quando ho 18 pips? Posso chiudere le operazioni quando ho un 17 pips? Perché 1 più 7 fa 8. 80 euro. 8 euro, 18, 28 perché c'è l'8. Tutto quello che ha a che vedere con l'8 è una scusa, è una scusante per farmi chiudere l'operazione. Quando io non faccio trading davanti a un webinar, quindi sto guardando anche il grafico, magari vedo che un'operazione mi sta guadagnando 40, un'operazione mi sta guadagnando 48, per fare l'esempio, e una posizione mi sta guadagnando 18. Allora le chiudo entrambi, senza aspettare che tutte e due mi guadagnano 80. Perché tutte sommate 48 e 18 va bene, sono 56 se non sbaglio. Ok? Cioè tutta questa cosa qua è anche una tecnica di trading, è un ragionamento che io mi faccio a priori. Ok? Quindi per chi si è avvicinato al trading, disperato sia, perché io non penso che uno si avvicini al trading con 100.000 euro da investire, perché allora quello è un investitore, uno che ha soldi da buttare dice ok, c'ho 100.000 euro, li do a qualcuno che me li investe nel trading. Ok? Non mi metto a fare trading se ho 100.000 euro
io ho in tasca da mettere nel trading. Se io cresco con il mio conto e arrivo a 100.000 è un'altra cosa, ce li ho per tradare, ok? Ce li ho per fare trading, ma non metto 100.000, cioè non penso che ognuno di voi che mi state ascoltando ha 100.000 euro nel conto, non li ha messi, se ce li ha perché li ha guadagnati nel trading, ma non ce li ha messi di sana pianta. Io ho anche clienti che si sono avvicinati tramite webinar che ho fatto sui robot, tramite amici che gli hanno detto guarda che questo c'ha un robot che funziona così e così, e hanno messo anche più di 100.000, ma non li ho neanche più sentiti. Non, ha detto c'è un signore che non riesco più a rintracciare, chissà dove è andato a finire, cioè, logicamente avendo tanti soldi sul conto fa soltanto guadagnare, chiaro, piove sempre sul bagnato, ok? Poi con la metodologia degli epicentri e tutto il resto, che se hai 100.000 euro sul conto, magari non dico che guadagni tutti i giorni 10.000 euro, ma tutte le settimane un paio di 1.000 euro se li porta a casa. Sempre con la metodologia meglio poco, ma tenere il conto con un buon margine. Anche se uno ha 100.000 euro vorrebbe guadagnarne 20.000 alla settimana, secondo me è sbagliato. Perché come ne puoi guadagnare 20.000, ne puoi anche perdere 20.000. Sebbene anche con gli epicentri ci andiamo veramente comodi di margine, comodi di operazione. Per chi ancora non ha capito che gli epicentri lasciano operazioni aperte, mi dispiace, le operazioni aperte mi servono per continuare a guadagnare, perché se non ho posizioni aperte non ho margine, se non ho margine non ho contromargine, se non ho contromargine non ho un hedging, cioè essendo una funzione di hedging io avrò sempre delle controparti, avrò anche dei long a 1,40 se ci arriva, ok? Come potrò avere anche degli short a 1,04. Non me ne frega perché il mio conto continua a portare a casa cash flow, quindi diventa un bancomat. Io ho clienti che tutti i mesi ritirano, sebbene hanno messo i soldi ritirano, ok? C'è, chiaro che nell'evoluzione io magari un anno fa, 2 anni fa, oppure quando ho cominciato l'anno scorso con gli epicentri, era anche a me un po' l'euforia e ho messo qualcosa che magari non funzionava, sempre salvaguardando i conti che non si sono mai bruciati, però magari sono implicati o erano implicati in long a 1,15, adesso si sono sbloccati, perché anche per me è un'evoluzione, ma io sono egoista, lo faccio prima cosa nel mio conto, sbalzano robot che non ne avete neanche idea, ma non sono robot che io ho comprato, non sono robot che io ho trovato in giro, non sono robot che io vado a comprarmi per 100 euro perché mi dicono che mi fanno il 90% al mese, no, perché anche se mi comprassi quel robot lì, lo devo smontare. Sapete, come i bambini, io ero un bambino che se gli regalavano la macchina telecomandata, la prima cosa che facevo, cacciavite e la smontavo, perché dovevo sapere che cosa c'era dentro. La dovevo smontare per sapere come funzionava. E la stessa cosa è nei robot. Io devo sapere come funziona il Trend Rider. Sì, l'ho costruito io, lo so. Devo sapere come funziona l'epicentro. Sì, lo so, l'ho costruito io. So come funziona il binario che è una cavolata, sì, ma l'ho costruito io e non è una cavolata perché c'è un sistema sotto che è eccezionale. Fatemelo finire, vedete che bello che sarà. Ok, torniamo a noi perché sennò vi annoio e vi sto facendo il sermone del trading che non vale la pena o vale la pena, questo lo dovete decidere voi, secondo me vale molto più la pena a volte una lavata di testa indirettamente, per carità, sempre con tutto il rispetto, non vi sto lavando la testa a nessuno, però non vi sto assolutamente riprendendo, non me ne può fregare di meno che cosa fate voi con i vostri soldi, i vostri conti, però fatemi un attimino l'analisi di quello che vi ho detto io, che cosa vi porta e cosa non vi porta. Bene, euro dollaro, che cosa sta facendo stamattina? Qui abbiamo il dinamico dice long, sì, ok, anche se sta scendendo cosa faccio? Lo dovrei ricomprare? Sì, va bene, allora in questo caso qui, questa giornata di oggi è long, abbiamo una sequenza di dinamici, statistica pura. Sequenza di dinamici laterale, short, long, però mi chiude la giornata in short, laterale, short. Questa giornata qui come potrà essere? Dopo una scalinata del genere? Una cosa che ve l'ho detto tante volte, l'indicatore dinamico non è soltanto un dinamico, questa qui è una scalinata. Prima o poi nella scalinata ci sarà un gradino rialzista. Ok? Quindi anche questa cosa qui, statistica. Statistica pura, io sto aspettando che mi faccia il mio gradino rialzista. Anche questi che sono target approssimativi del 60% di un range, però se questo è il target di oggi, se mi rompe questo target qui, questo è il pivot e questo qui è anche il gradino, quindi questa cosa qui mi diventa ancora buona per dire ok, sopra questa zona qui il mio gradino comincia a diventare rialzista, quindi avrò una scalinata rialzista. Ok? Fase long euro dollaro.
distribuzione in partenza, dinamico nei primi due cicli, 1 e 2, dinamico da prendere solo in long. Bene, una ripassata un po' generale a tutti. Ok, no, questo lo saltiamo, non me ne frega, andiamo a vedere di nuovo il DAX perché siamo di nuovo nei minimi assoluti, vedete, sto cercando di coprirmi o di chiudermi le operazioni. L'ultima operazione da 0,30, che poi era 0,29, ormai lo lasciate a 0,29, è qui, in questa zona qui. Non me ne frega con questa di guadagnare, tanto sto già guadagnando con queste due, anche perché a mezzogiorno devo partire perché alle 3 devo essere a Berlino, quindi scappo veloce oggi. Questa settimana ancora un paio di lavori da fare, insomma, chissà che cosa faccio a Berlino. Sempre nell'ambito del trading sto facendo anche delle cose lì, quindi sto devo partire, va bene? Ok, poi andiamo a vedere l'euro dollaro, l'abbiamo vista, c'era un dato mi pare alle 10 sulla sterlina, adesso io la sterlina non lo sto guardando più di tanto, però ciclicamente vediamo se è già uscito il dato, mi date conferma? Tra 8 minuti escono i dati, quindi ancora ci guardiamo anche i dati nella sterlina, cerchiamo di chiudere prima gli short, vedete che l'UK sta di nuovo sul minimo assoluto, anzi ha già rotto il minimo assoluto con questa candela, va bene, ok, quindi tra 3 minuti, 8 minuti abbiamo i dati sulla sterlina, quindi ce li guardiamo, questo produzione manifatturiera e produzione industriale, questi due dati, vediamo che cosa succede, se sono positivi andiamo a vedere che abbiamo il ciclo H1 in long. Quindi da qui è partita una nuova distribuzione, si sta chiudendo un ciclo 1, quindi da qui potrebbe partire un ciclo 2. Quindi anche qui poi andiamo a vedere le analisi, sul 4 ore, 1, 2, 3, dovremmo essere in chiusura del ciclo 4, se me lo fa, vedete? Questo qui mi chiama uno short. Quindi anche questa qui è un'idea di fare trading. Andiamo a vedere un attimino il daily. Andreste short voi con una cosa del genere? No, perché siamo nella parte di un canale rialzista. Qui adesso ci serve utile quello che vi ho detto all'inizio. Quello che vi ho detto all'inizio, andiamo a recuperarlo. Questa parte qui di questo canale qui, che adesso si è spostato un attimino, lo andiamo un po' a rigirare. Questo è parallelo con questa trend line. Ok, lo rimettiamo un po' più dritto. Ecco qui. Ok. Quindi in questa zona qui, non mi scappare, DAX, fammi chiudere questi short prima di scappare. Ok. Questa parte qui è stata abbandonata in questa zona qui ed ha fatto questa zona qui. È ritornata qui sopra. Adesso siamo nella parte alta di nuovo. Potrà fermarsi qui? Ciclo mensile rialzista, massimi crescenti, ciclo mensile in chiusura. Questo potrebbe essere la chiusura e ripartire un nuovo ciclo. Quindi, assolutamente, io non vado a cercarmi gli short. Solo nel time frame daily, chiaro, però nell'intraday potrei fare lo stesso, solo long. Ok? Bene. Quindi, mi manca, questo è il bastone della forca, questo è il tridente, mi manca la parte bassa. L'andrò a costruire quando ci avrò un motivo per farlo, oppure la posso già costruire da, che ne so, da qui a qui. Pure da qui a qui, però intanto non me ne frega per il momento, non c'ho bisogno di averla, però potrei usare questo minimo e diventa parallelo a questo. Va bene? Ok. Vediamo, non si cancellano più. Ok. Andiamo a vedere un attimino come si comporta il grafico sulla media 100. È sotto la media 100. Questo è il minimo assoluto, ha toccato questa trend line che si è spostata un attimino, ma è uguale. Questa è la direzionalità che dovrebbe prendere. Ok? Quindi un ritorno sopra questa zona qui che sono 20 pips, da qui long sul dato, tra 5 minuti long su questo dato qui. Ok? Long sterlina dollaro vorrebbe dire forza di sterlina, va a indebolire l'indice del dollaro. Perché si indebolisce l'indice del dollaro? Mi sapete dire qualcosa a riguardo all'indice del dollaro? Perché quando l'euro dollaro sale o la sterlina dollaro sale, l'indice del dollaro si indebolisce? Da cosa è composto l'indice del dollaro? L'avete capito? Lo sapete di cosa è composto? C'è chi dice da 5, c'è chi dice da 7. Sono le coppie major dove sono inclusi, dove è inclusa la valuta dollaro che
ha un conteggio praticamente dell'euro-dollaro che sale o che scende, della striga-dollaro che sale che scende, dollaro-australiano che sale che scende. Quando hanno una statistica vanno ad attualizzare l'indice del dollaro. L'indice del dollaro non è altro che uno strumento composto da altri 5 o 7 strumenti. Sono 7 gli strumenti. Ok? Quindi lì dentro, in queste 7 coppie dove ho il dollaro, mi formano l'indice del dollaro. Quindi se io adesso ho la sterlina dollaro con un dato positivo, la sterlina sale e il dollaro perde. Se il dollaro perde va a incidere nell'indice. Se poi anche l'euro dollaro ci va appresso, l'indice scende e automaticamente cosa succede? Scende l'indice del dollaro, salgono tutte le coppie che hanno come nominatore non il dollaro. Quindi sterlina dollaro sale, euro dollaro sale, dollaro australiano dollaro sale. Normalmente dovrebbero salire tutte, chi più e chi meno. Ok? Quindi spiegata anche questa. Un webinar non deve essere soltanto una cosa che vi faccio vedere due trend line se le volete, anche se non lo faccio perché non me ne frega proprio niente. Ci sono talmente tanti webinar dove andate a vedere che vi fanno vedere due trend line, due resistenze, due supporti, più non sanno fare, per carità, magari sanno fare di più, ma sono vincolati a far vedere questo. Io quando un broker mi ha chiesto, quando questo broker o comunque altri broker mi chiedono di fare dei webinar, dico sì, li faccio, però sì, ma che temi stai usando, cosa fai? No, io non ho temi, vado libero. Non me ne frega. C'è stato in passato un broker che mi voleva per scritto cosa volevo fare, in che cosa, ho detto guarda, lasciamo stare, non li voglio fare. Perché? Perché io vado a ruota libera, non me ne frega di quello che c'è da dire per fare a un cliente che deve fare il conto perché gli faccio vedere che c'è un testa e spalle rialzista. Ma che testa e spalle rialzista? Che cosa c'entrano queste cose qua? È cosa vecchia, è le strategie ormai arrugginite il testa e spalle. Testa e spalle sì, funziona, ma dopo che si è formato io so che c'è un testa e spalle. Ma il ciclo magari mi dice qualcosa all'anticipo? No, non me lo dice, però posso approssimativamente capire quando il ciclo deve chiudere. Poi con altre strategie, altri segnali, altri breakout, altre trend line posso capire che ok, mi sta dando un po' di debolezza, quindi il ciclo sta chiudendo. Ma su un testa e spalle, rialzista o ribassista? Assolutamente no. Però troverete in giro sicuramente chi vi fa vedere due trend line, un testa e spalle rialzista, qui si va long, vittoria finale, vi portate a casa, raddoppiate il conto. Questo è un broker che vi fa vedere queste cose. Io ho già denegato tante richieste per queste cose qua, non, assolutamente no. Bene, allora abbiamo un minuto al dato, non ce ne frega, però lo andiamo a tradare sul time frame più stretti, così ci facciamo anche. Allora, sui 15 minuti mi darebbe, allora, mettiamo qui il dato, me lo metto sull'altro monitor, proprio per vederlo. Tra un minuto, allora, qui abbiamo l'H1, lo prendiamo con considerazione l'H1. L'H1 mi direbbe di andare long. Allora, long dal pivot sulla sterlina dollaro. Long dal pivot dalla sterlina dollaro. Allora, mi mettiamo ancora, mettiamo un grafico aperto. La sterlina dollaro se non lo posso tradare. Ok, una leva tranquilla. Long sull'euro dollaro, sulla sterlina dollaro tra un minuto se mi va sopra il pivot. Stop, il minimo della candela che mi dà il segnale, quindi sono 20 pips di stop loss target questa zona qui. Long ciclico, non vado a fare altro. Se invece scende, non lo tocco, lo compro dal pivot più basso. Eccoci qua. Così mi chiudo anche il DAX, mi chiudo anche tutto quanto, sta scendendo bene. Il DAX sembra inchiodato, però l'UK è ancora lì sui minimi e il Nasdaq pure, quindi potrebbe farmi una bella candelozza ribassista il DAX, quindi mi chiudo bene, sono a posto. Andare long perché l'autociclo da short, no, l'autociclo da short qui, però adesso si dovrebbe girare il ciclo, detector o campana gaussiana long, quindi è il tempo maturo per far ripartire un nuovo ciclo, quindi a questo punto qui, long per il ciclo 2. Il ciclo 2 mi fa un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Ok, è uscito il dato negativo per la sterlina. Ok, è negativo. Ciclicamente dovrebbe salire e negativamente per il dato dovrebbe scendere, giusto? Vai, DAX in discesa.
questa è l'evoluzione del minuto di un dato, guardate, non conta niente, dovrebbe scendere, no? Il dato negativo dovrebbe scendere. Ti fa lungo termine, gliene frega di questo? Long dal pivot. Attenzione che sto per chiudere anche gli indici perché il DAX torna di nuovo sul minimo, l'UK è sul minimo, guardate. Oh, no, se lo posso anche chiudere, non te lo posso riaprire. Vedete questo di nuovo sul minimo assoluto della candela precedente, quindi mi accelererebbe fino a qui. L'indice se mi rompe questo minimo, perfetto, quindi mi vado a chiudere tre posizioni da 0,30, 0,29, tutte e tre in positivo. E qui è il target per il Nasdaq. Quindi visto che sono poi in macchina fino a Berlino, due orette e mezza, dipende dal traffico. Ok, vedete l'evoluzione del dato, negativo. Ok, così ci tradiamo. Vai, 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 vai. Bene, okay, guardate. Guardate come sta scendendo. Ok, vediamo se ce lo fa chiudere. Nasdaq è ok da chiudere, sì, adesso li chiudiamo. Guardiamoci il dato sulla sterlina. Vi ripeto, dal pivot era un long. Adesso il long diventa da questo pivot, dal pivot più basso. Euro-dollaro cosa sta facendo? L'euro-dollaro sta scendendo. Ancora lì però. Perché gli indici, guardate l'euro e il DAX per esempio, ciclo in chiusura, gli indicatori sono ormai sotto, è arrivato sui minimi qui, una rottura di questa zona qui, zona di pullback, è anche difficile farlo scendere, vediamo un attimino se l'intraday, questa è una zona di pullback di ieri, insomma, che ha beccato un po', ma non è anche arrivato lì, quindi qui dovrebbe arrivare normalmente, dovrebbe arrivare qui, questa dovrebbe essere la zona chiave dove si dovrebbe girare, quindi questo sarebbe il target del pivot, se non mi fa scherzi dovrebbe arrivare qui. Quello che stiamo muovendo un attimino questa cosa qui è la discesa dell'euro che cerca sempre nella lateralità. Se l'euro dollaro incomincia a partire a rialzo, se mi ritorna qui ai massimi, vedete come il DAX, se mi ritorna con questa candela qui verso il pivot, vedete come il DAX incomincia a colare giù nel monitor con una bella candelozza rossa. Ancora lì, vedete. Il mio ultimo short è proprio sulla candela, sul minimo della candela di adesso. Questo è il limite proprio per chiudermi tutte le operazioni, le voglio cancellare, proprio toglierle, eliminarle dalla lista. Ok, perfetto, io sono arrivato a fine webinar, non si è fatto tanta operatività, nel senso che io l'avevo fatta, la faccio pre-borsa, la faccio, mi alzo prima, sterlina dollaro, vi dico, da qui è da comprare, sulla debolezza si compra, sulla forza si vende in certi casi, seguendo i cicli, in certi punti, però da lungo termine è chiaro che è preferibile venderla, però non nell'intraday, non nell'intraday fare contraria, secondo me, a volte si guadagna di più, se abbiamo più senso, perché fare contraria mi dà anche la spinta di fare pochi pips, però notare la leva più alta con pochi pips è meglio. Guardate quello che vi sto dicendo, se l'euro dollaro mi va a rompere questi massimi, allora io ho il mio DAX bello in cantina. Dai, scendi un attimino, cavolo, così chiudiamo in bellezza. Vedete, siamo sui minimi, non è che ci stiamo allontanando. Minimi decrescenti, se rompe questo, se rompe questa zona qui, calo di volatilità, eccolo qui, dai. Dai, DAX. UK anche in discesa, ragazzi, eccoci qua. Dai, 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 dai.
Dai, 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 che così abbiamo l'idea. Euro dollaro fermo lì, sterlina. Sterlina sui minimi e DAX sul minimo, eccolo qui. Di nuovo retest della zona del minimo. Dito sul mouse per chiudere le operazioni. Perché le voglio togliere, voglio chiudere l'UK, Nasdaq, una del Nasdaq, quella in perdita no, ma quella più alta sì. L'UK che spinge, guardate, queste cose qui con una leva 0,30 valgono 10 euro, quindi ci mette poco a anche dare conto, però dovrebbe rompermi questo minimo, l'ha ritestato di nuovo, vediamo se me lo rompe. Nell'intraday siamo messi così, eccolo qui. Dai, dai che chiudiamo in bellezza, così viaggio in macchina tranquillo, mi ascolto la musica. L'UK, bello, rotto il minimo di nuovo l'UK. Allora, niente, niente, niente. Ok, incominciamo a chiudere. Incominciamo a chiudere, dai. L'euro-dollaro? L'euro-dollaro vedete che oscilla e quando oscilla l'euro-dollaro, dato giù di questi pochi pips, e anche il DAX ne risente. È la controparte. Per il momento si stanno di nuovo... Si stanno di nuovo allineando le correlazioni dell'euro dollaro e il DAX. Rompimi questo minimo. Mi basta una cosa del genere. Una discesa da qui, una continuazione del trend. Siamo sul minuto, quindi cosa veloce. Lo vorrei vedere in tempo reale, così chiudiamo il webinar in bellezza. Però quando ci mette troppo tempo non mi piace perché poi si alzano tutti gli indici. Allora, l'UK di nuovo in discesa, vai. Dai, non fare lo scherzetto, DAX. 2 minuti e poi stacco tutto, eh. Poi stacco il webinar. Lì sta molto grande. Ciao Luigi, sei arrivato adesso Pierluigi? Sei arrivato alla fine? Bene, dai. Controlliamo l'euro-dollaro. Sta cercando di risalire. Sì, ok, bene. Allora potrebbe darmi la scossa finale. La scossa finale del DAX. Dai, non è tanto, sono pochissimi pips. Anche se questa... È che fino a quando mi balza qui sul minimo, qui se me lo rompe, vedrete come accelera. Se mi rompe, mi accelera. Qui abbiamo anche una zona di pivot. Ok, a 40 vi lascio, così se no diventa troppo lungo il webinar. Zona di pivot, attenzione, vediamo se caricano gli short o i long. Papà, zona di pivot di nuovo. Dai, purtroppo spingono. Va bene, niente, allora, ok, io mi rimango con queste operazioni qui, me le chiudo dopo. Sono ancora più propenso a tenermi gli short proprio perché sta per partire l'euro-dollaro, quindi mi tengo ancora gli short sugli indici. L'euro-dollaro secondo me dovrebbe ripartire una nuova distribuzione, quindi vedo che si incischia un attimino lì in questa zona qui, sui 15 minuti è praticamente neutro l'andamento perché alla fine si sta muovendo qui in laterale da diverse ore ormai. Sull'H1 anche, in questa fase di lateralità, in un range praticamente che va da 1,40 fino a 1,30. 1,13,50, 1,13,70, quindi in questa zona qui, proprio nella parte centrale, lo lasciamo lì fermo. Ok? Qui di nuovo siamo sull'H4 che non mi piace, però anche l'H4 qui mi sta dicendo segnale long. Qui ciclo in chiusura, in ogni caso è un ciclo in chiusura, vediamo se arriva il pivot e mi riparte. Ok? Mentre sul DAX
Ritorniamo a noi, vedete che dal pivot sta cercando di vendere di nuovo, si sta ritornando vicino al minimo, può darsi mi faccia lo scherzetto, dai. Dai che gli ultimi 2 minuti, dai che chiudiamo il webinar in bellezza, dai. Dai, accelera. Cambio il minuto dell'ora, vediamo cosa succede col minuto successivo e poi vi lascio. Nel frattempo vi saluto già adesso, per chi mi ascolterà nel blog, sopra a destra c'è il tasto Skype per contattarmi, per i nuovi, per chi mi ascolta quindi il webinar, vi auguro una buona giornata, un buon procedimento di trading, per chi ha fatto l'operatività sul DAX in short, logicamente se la deve gestire da sé, più che gestire l'operazione gestitevi voi stessi, cercate un attimino di una riflessione su quello che vi ho detto prima. Magari non sono io assolutamente quello che vi potrà cambiare la vita e non sono nemmeno quello che vi deve dire come tradare, però riflettete un attimino su quello che ho detto prima, che prima di imparare a fare trading, che poi imparare è una parola molto grande perché imparate a conoscere voi stessi. Ok? C'è sicuramente chi ha già chiuso 3 volte questo short e ha già rivenduto altre 3 volte, quindi ha guadagnato 3 volte, 3 per 3, ha guadagnato 9 volte più di noi, ok? Dipende da come si approccia uno al trading, ok? Non dico che nella posizione dove io farei short per tenerla un paio d'ore o tenerla un'ora, mezz'ora o tenerla a target, un altro che fa scalpi ne guadagna di più, non è vero, però c'è chi riesce emotivamente a fare scalpi che invece come me non riesce a fare scalpi, io non lo faccio di solito, tengo piuttosto una bella posizione a lungo termine, soffro un attimino a volte come sto soffrendo adesso, ma attenzione. Si parla di pochissimi pips, ci mette un attimo a farmi una cosa del genere. Shup. E la continuazione del trend. Minimo, minimi, minimi, minimi laterali, quindi assolutamente se non mi va qui in alto incomincio a darmi l'idea che sono nella parte giusta. Ok? Bene. Ciao a tutti, buon proseguimento. A dopo domani. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.